quello di oggi. Le notizie del TG Ora e dopo una breve pausa prosegue l'ondata di maltempo su tutta la regione Campania. La protezione civile limitatamente ad alcune aree del territorio ha prorogato l'allerta meteo fino alle ore 18 di oggi, venerdì 2 novembre, e ancora si registrano danni. Prima dell'alba sull'isola di Ischia si è abbattuto un forte temporale e poco dopo le 6 un grosso muro perimetrale di un albergo di via Principessa Margherita a Casamicciola è franato questa mattina a causa delle forti piogge. Pietre e terreno sono giunti fino alla centrale piazza Marina, che si trova a poca distanza e che è stata invasa da massi e detriti. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e carabinieri che hanno interdetto l'accesso alla strada. Sempre a Ischia un uomo è stato soccorso perché era finito con il suo furgone in un'area allagata dalla pioggia. Stesso intervento per un'altra persona bloccata dall'acqua in un sottopasso a Miliscola nella zona Flegrea. Questi sono soltanto alcuni delle decine di interventi operati nelle ultime ore dai vigili del fuoco del comando provinciale di Napoli, che per sopperire alle numerose chiamate per portare a termine le operazioni di messa in sicurezza delle aree danneggiate dal forte vento dei giorni scorsi, ha dovuto richiamare in servizio 10 squadre in supporto a quelle già di turno. Le richieste di soccorso riguardano per lo più, spiegano dal comando provinciale, allagamenti di cantine e locali situati al di sotto del livello stradale. I carabinieri della compagnia di Nola hanno dato esecuzione a 8 ordinanze di custodia cautelare e 2 applicative dell'obbligo di dimora emesse dal GIP di Nola a carico di 10 persone. I provvedimenti sono stati decisi dopo l'attività investigativa avviata dai carabinieri della stazione di Palma Campania a seguito di un arresto in flagranza per riciclaggio e ricettazione eseguito nel settembre 2017 all'interno di un'officina meccanica abusiva di Nola nella frazione Piazzolla, dove un uomo era stato sorpreso intento a smontare 5 autovetture di varie marche e valore risultate di provenienza furtiva tra le province di Napoli e Avellino. Successive investigazioni, anche di natura tecnica, hanno consentito di delineare un evidente quadro indiziario relativo a numerosi altri furti di autovetture commessi in varie province campane, nonché di individuare i componenti di un'associazione per delinquere avente come fine i furti, la ricettazione, l'estorsione e il riciclaggio di autoveicoli con base logistica e operativa a Nola e Massa di Somma. Un incendio è divampato ieri sera nello stir di Santa Maria Capovetere in provincia di Caserta, l'impianto di tritovagliatura e imballaggi di rifiuti. Sul posto 6 squadre dei vigili del fuoco di Caserta con il supporto di 2 squadre di Napoli e Benevento. Il rogo è all'interno di uno dei capannoni in cui i pompieri hanno avuto difficoltà ad entrare a causa delle fiamme molto alte con rischio di crollo. Un altro disastro ambientale: una settimana fa era andato a fuoco lo stabilimento della Lea Marcianise, afferma in un post su Facebook il sindaco di Marcianise Antonello Velardi, riferendosi anche al recente rogo che ha interessato l'azienda Lea che tratta rifiuti. Intanto il ministro dell'ambiente Sergio Costa è giunto stamane sul posto per un sopralluogo. Alle 13 poi la partecipazione al comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza presso gli uffici della prefettura di Caserta per fare il punto della situazione su questa nuova escalation criminale sul fronte dei rifiuti. Hanno sparato contro la porta a vetri della palazzina che ospita la sua emittente radiofonica, ma ai carabinieri ha detto che non ne sa nulla e non ha idea del movente. Il probabile atto intimidatorio era rivolto contro Tony Colombo, cantante neomelodico di Napoli, che secondo alcune notizie avrebbe una relazione affettuosa con la vedova di un boss di camorra ucciso fuori regione pochi anni fa. Ieri sera qualcuno ha sparato una ventina di colpi di pistola contro la vetrata al piano terra in via Tagliamonte, dove ha sede la Radio Libera nel quartiere di Secondigliano. Sono in corso. Un rocambolesco incidente avvenuto quasi a luna di notte su corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Punto con 4 ragazzi a bordo, forse complice la velocità sostenuta, avrebbe urtato prima il cordolo di un reazione del conducente della vettura, che ha urtato anche le macchine in sosta, terminando la sua corsa contro un palo della luce. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le forze dell'ordine hanno bloccato l'aggressore. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG1. Sabato 2 novembre 2019.